Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Artisonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artisonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Bentrovati su Globus Radio Station, Antonella Guglielmino e il bellissimo di più, oggi rossissimo, chi? Mi stai prendendo in giro per caso? Ma assolutamente no, come dici? Ma che pensi? No, sì, sono molto contento di essere qui oggi. Dai. E sai anche il perché. Certo. Chi c'è oggi? Chi c'è? Innanzitutto c'è Franco Liotta. Ciao, emozionato. No, ma oggi io sono veramente l'ultima ruota del carro. Oggi non parlo, sì. Oggi ascolto, sì. E guardo soprattutto. Lo so, l'avevo capito, sai. Non so, sì. Perché avevo qualcosa, mi aveva detto così, non lo so. Dal tuo sguardo, dal tuo capello. Allora, così un attimo. Ai nostri ospiti, sì. In senso ai nostri, perché non svegliamo nulla, ecco. Per ora. Io mi sono sempre lamentato con la mia direttora che quando sono io in trasmissione porta solo maschietti. Povero, okay. Povero. E si parla delle cose di politica, non è vero, si parla di cose, libri, di cose tutto sommato anche interessanti. Oggi invece mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, oggi parliamo di una cosa che ti interessa in maniera particolare. Allora io vorrei capire che cosa si tratta, e allora ho cercato di indagare, e mi ha detto che era un argomento che a me avrebbe fatto molto piacere. Bravo. Ma non mi ha voluto dire di che cosa si tratta fino a quando non sono entrato in redazione, e lì allora ho visto che effettivamente c'è una cosa che mi può veramente interessare, sì. Ma non per qualcosa, e Franco Liotta ha cominciato a fare Lola. Gli ha detto non è vero per me, infatti, ma quanto per le persone che mi possono stare accanto. Allora, io ti ripeto, chi c'è oggi? Allora, oggi abbiamo il piacere di avere qui con noi Lorena Lopis, che è il direttore artistico. Non lo dire. Lorena Lopis, direttore artistico, e poi abbiamo con noi Isabella Consoli. Benvenute e bentrovate. Ciao. Io ho detto di non dire nulla, perché prima di iniziare... Sì?
gli facciamo fare qualche piccola performance, no? No. E allora lo diciamo, dai. Benissimo. Allora, di che cosa parliamo oggi? Allora, stavo dicendo che non mi bacchettare perché non sei nella veste istituzionale di farlo. Ok. Lorena è il direttore artistico della Burlesque and Art Fusion. Proprio ieri c'è stato alla Carchiera di Catania un bellissimo spettacolo di burlesque. Bon ton burlesque. Qual è la differenza di non solo la dizione burlesque? Quindi oggi non posso sperare in nessuna performance. Assolutamente no. Peccato. Vabbè, peccato. Doveva venire ieri. No, la direttora non me l'ha detto, perché lei lo sapeva. No. Che se io fossi venuto sarei rimasto lì. Allora, qual è la differenza fra bon ton e burlesque? Fondamentalmente uno stile. Ecco. Quindi è un... Che stanno a sentirsi in cuffia? Cioè, vabbè, capita. Ti abituerai, non ti preoccupare. È un po' lo stile che cambia tra il classico burlesque. Ci sono due tipi di burlesque, due correnti, no? Una è un po' quella più hot, quella più conosciuta, estrema, no? Quella che vediamo un po' tutti in TV, quella a cui tutti, soprattutto qua in Sicilia, no? Però invece poi a casa tu davanti il televisore a vedere quelle. No. Anche fuori da casa, con le donne scellari, devo dire, certo, no? Come qualcuno le chiama, le sciorterie. No, il bon ton burlesque un po' riprende quello che era il concetto, il primo dei concetti del cabaret, del varietà, no? Le prime donne che andarono sul palco. Qualcosa che fa ricordare anche l'avanspettacolo in Italia? Un po' sì, certo. Ecco, quindi il teatro di rivista. Ecco, benissimo. Quindi la banda Osiris. Anche, certo. Sì o no? Si sta pensando. Petrolini di più, penso. Anche no. Perché? No, più Rose Lee. Sì? Vedo segnali. No. Vai. Tu devi sapere che noi abbiamo la nostra regia che ci supporta. Interagiamo. E ci sopporta. Ecco. E ogni tanto bisogna anche interagire per capire un attimo come andiamo avanti con la trasmissione. Vai. Beh, dunque, il Burlesque Art Fusion sta proprio per questo, no? Un po' è il suffisso per reggere il concetto del burlesque, di quello che noi vogliamo manifestare attraverso questo tipo di intrattenimento, se così vogliamo chiamarlo. Inteso come una fusione di arti, quindi dalla recitazione, dal coinvolgimento col pubblico, il ballo e poi ovviamente base fondamentale, sensualità, seduzione, ma non siamo tanto distanti dai vecchi spettacoli, dai vecchi show di Liza Minnelli, John Crowell. Ah, come no, certo, assolutamente. Ecco, un po' questo. Ed è paradossalmente ancora più difficile da spiegare qui in radio. Catania. No, radio no. È difficile anche spiegare alla gente, perché, ripeto, la gente si aspetta tutt'altro. Lo no? spogliarello. Si aspetta lo strip, ma con noi lo strip non esiste. È qualcosa di diverso. È una cosa un po' più distante, neanche col binocolo quasi, no? Ovvero è un... È un po' soffuso come sensuale. Sì, assolutamente è un po'. C'è, ci potrebbe essere, ma alla fine non te lo do. O se te lo do. Cosa lo spogliarello? Ecco, va bene. Te lo do a casa mia o a casa tua, con chi dico io, no? Ok. Certo, giusto. Quindi tu dici: noi abbiamo gli strumenti per poter fare tutto quello che naturalmente può essere il vecchio burlesque, o quantomeno quello che noi intendiamo, i profani, come burlesque, ma all'interno di uno spettacolo invece ci sono dei canoni diversi che noi seguiamo, che naturalmente possono essere più o meno lontani o più o meno vicini a quello che praticamente noi immaginiamo. Sì. Però un po' rispettiamo quello che è lo stile, che ne so, di... Come si chiama? Diana Vreeland, per esempio, no? Sì. Per me è un'icona importante, perché lei insegna lo stile. Ok. E molto spesso col burlesque invece si perde un po' questa eleganza, questa
dolcezza dell'esprimere anche quest'arte, certo. Perché per me fondamentalmente è un'arte. Certo che è un'arte, sicuramente, perché è molto difficile, si può scivolare anche nella volgarità, invece il vostro è proprio quello del bon ton, della sensualità, non, tra le righe, così, del dire e non dire, ecco. Nasce anche dalla prosa, non ce lo dimentichiamo. Certo. Era un fenomeno sociale più che no, da... Certo. Petrina. Anche perché il burlesque nasce già nel 1700, da quello che sì, e nasce però con un'accezione soprattutto comica. Poi nell'Ottocento pare che sia diciamo che si sia avvicinato più ad altri generi. Quindi tutto sommato anche con una forma di cabaret nasce nel Settecento e poi nasce nei giardini. Mm-hmm. Nasce nei giardini tra questi poeti, no? Tra queste prose proprio, dove c'erano queste contessine, no? Che si prodigavano, come dicevamo nella prosa, che si prodigavano a queste, alla simulazione di queste interpretazioni scritte da questi poeti. Poi dopo si inizia, per fortuna, un po' per dare una svolta a quello che era stata la guerra, no? Certo. Dare un po' di leggerezza, certo, a tutti le questi fastidi. Mi ricordo che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale c'erano le pin-up. Sono nate all'interno della Seconda Guerra Mondiale per risollevare il morale delle truppe statunitensi. Però anche quello, per esempio, è stato un grosso, tra virgolette, danno, certo, per chi faceva il burlesque da teatro. Certo, sono due cose diverse. Così nasce il New Burlesque, no? Infatti, ma quello è il New Burlesque che è ancora un'altra cosa. Cioè, no, è quello che noi siamo abituati a vedere, ok? Che io definisco un po' più hot, ma non ho nulla in contrario, anzi, assolutamente. Però io nell'immaginario vedo la donna dentro la coppa di champagne che fa, ecco, quello ce lo propinano come il burlesque. È questo? Anche. Quindi un'altra, cioè c'è il New Burlesque, c'è il Bon Ton Burlesque, sono due. Ah, okay. Ho capito. Quello New Burlesque, che io definisco Hot Burlesque, perché per dare proprio il senso chiaro, no, di quello che è l'immaginario collettivo, appunto, no? Ma invece uno spettacolo come quello di ieri, come si struttura? Sei venuta qui, quanti anni hai? No, pochini. No, perché fuori onda, certo, le chiedevo, certo, dico, ti avrei chiesto questo. Allora, dicevi, come si struttura? Beh, per fortuna noi abbiamo la possibilità di avere, insomma, un bravissimo artista con noi in troupe. Mm-hmm. Il suo nome è Salvo Cavolina Bonanno ed è un bravissimo coreografo, tornato tra l'altro in Sicilia, per fortuna, no? Mm-hmm. Per me, insomma, da quasi un anno e mezzo all'incirca. Con un curriculum dietro importantissimo, nel senso lui ha sempre lavorato con artisti veramente importanti. Abbiamo avuto l'anno scorso anche la possibilità di avere con noi Chiara Barbagallo, un'altra ballerina, attrice, adesso in giro in tournée anche lei. Per cui questi due grandi pilastri, no, hanno dato la possibilità alle ragazze, alle burline. Mm-hmm. Ah, si chiama burline? Sì. C'è le veline, le letterine. Ora le burline. Ora c'è le burline. No, dai. No, sto scherzando. Cioè, stai scherzando, non è vero che si chiamano così. Si chiamano le burline. Si chiamano burline. Va bene. Okay. E quindi questo coreografo, perché penso che sia un coreografo, gli ha dato la possibilità di mettere in scena questo spettacolo notevole. Assolutamente sì, con grande professionalità. Ma quindi c'è, cioè, anche lui riesce a mettere, lui riesce a far ballare uno sgabello. Hai anche tu possibilità a questo punto. Ma tu cosa ne sai? Ok, no, vabbè. Ma io non so, eh. Dai, non so. Lo puoi fare conoscere alla direttora? Sì, okay, sì. Dai. Il burlesque è aperto a tutti. Hai capito? Anche a te. No, gli uomini no, dai. Anche. Ho avuto proposte di uomini, assolutamente. Hai visto che con Lorena ci siamo capite subito. Invece qui c'è Isabella, che è una burlina. Sì. Quando ti sei accostata a questa arte favolosa? Stai tranquilla, Serena, dai. Tu da poco? Da poco, sì, da novembre. Come hai conosciuto questa realtà? Ma per caso. Cioè? Ho voluto provare, mi sono trovata veramente bene. Poi fate delle lezioni, cioè sì, fammi spiegare come si struttura. C'è un corso due volte a settimana in cui appunto il maestro ci insegna a muoversi, perché chiaramente ci sono
dei modi per muoversi, non come siamo abituati nella normalità. Certo. Ci insegna appunto ad approcciarci a questo mondo in modo sensuale, molto femminile. Sai che un'amica mia che faceva tango insieme a me ha iniziato a fare un corso di burlesque, molto probabilmente lo stesso, e mi ha fatto vedere delle riprese mentre facevano appunto lezione con la sedia, la famosa sedia, no? E quindi si muovevano attorno a questa sedia. Sì. Devo dire, penso che sia una... Sì, l'abbiamo utilizzato anche esatto. Nello spettacolo ieri sera. Devo dire che in quel caso naturalmente era molto didattica, però si vedeva immediatamente che si divertivano a morire. Cioè, proprio c'era l'atmosfera divertente, e la cosa che mi è piaciuta, cioè ho visto, che c'erano anche persone di un certo peso, cioè, che erano assolutamente fantastiche. Perché coinvolte, sì, trovavano la loro femminilità in questo senso. Ora, tu parlavi di sensualità, naturalmente, io faccio un discorso un po' più didattico, un po' più da profano. Però era divertente vedere queste donne che si cimentavano. E davano appunto l'espressione della propria femminilità, e questo è stato bellissimo. Sì, io penso perché comunque infatti il nostro gruppo è formato da persone completamente diverse. Siamo ognuno alla sua personalità. Cioè, ma quanti siete? Ieri sera eravamo 7 ragazze e il maestro. Perché il maestro partecipa insieme certo, a voi. Certo. No. Lorena poc'anzi detto che è aperto anche agli uomini, quindi sì, pensaci, nel tango passi al burlesque, poi ti vengo a vedere. Dai. Diciamo che la sensualità può essere abbastanza simile. Certo, sicuramente, sicuramente. Ah, sì, stiamo vedendo le fotografie, guarda. Dello spettacolo che c'è stato ieri? Sì. Ecco. E senti, per i costumi invece come fate? Come organizzate? Sono stati giorni e giorni per la scelta. Per la scelta, no, perché comunque sono abiti corpetti, lingerie un po' più particolare. Però ovviamente sì, in base ai pezzi devono essere anche a tema, in base al pezzo che stiamo ballando. Certo. E quindi coordinate tra di noi, chiaramente. Certo. E no, quindi per cercare queste cose come avete fatto? Non si può svelare. No, assolutamente. Anche non. Perché poi alcune cose vengono un po' modificate, quindi certo. Facciamo certo, ovvio. E abbiamo un collegamento telefonico con la nostra amica Francesca Vitale. Tanto Francesca, cambiare un'altra donna, naturalmente. Francesca, un'altra donna in linea. Ciao Francesca, come stai? Io sto bene, voi? Tutto bene, stai preparando per lo spettacolo di domani sera al Palcoff, che è Uparrino, se non mi ricordo male. Non è proprio domani che è giovedì, ma è dopodomani che è venerdì. Venerdì e sabato. Benissimo. Lo spettacolo. Non facci caso, ormai ricordiamo, per lei tutti i giorni sono uguali. Infatti, ricordiamo dove. Allora, ecco, è molto importante ricordare dove, perché gli spettacoli di Palcoff si sono sempre tenuti alla Sala Chaplin. Invece questa settimana lo spettacolo si farà al Teatro Tezzano, che è praticamente a 50 metri di distanza alla Sala Chaplin. Sì, è in via Tezzano. In via Tezzano, fa parte di questo circuito di bellissimi teatri, piccoli teatri del centro storico, che andrebbero lodati per il fatto che esistono e che esistono nel centro storico di Catania. Certo. E invece questo spettacolo è dedicato alla legalità, perché cosa parla? Parla del Cristian Di Domenico, che è l'autore e l'interprete di Uparrino, ha conosciuto Don Pino Puglisi, l'ha conosciuto perché era amico di famiglia. E la sua famiglia, lui è Brianzolo, Cristian, e quindi Pino Puglisi andava a fare quelle poche vacanze che aveva a casa della sua famiglia. Nello stesso tempo la famiglia di Cristian, quando Cristian era bambino, lo mandava a Palermo d'estate a fare i campetti con gli altri ragazzini che giravano attorno alla vita comunitaria di Pino Puglisi. Quindi lui conosce bene la sua storia, l'ha vissuta, ha tanto da raccontare e ci consente di ricostruire la vita di Don Pino Puglisi attraverso momenti molto delicati,
molto carini, ironici, a tratti anche drammatici, insomma passando tutti i colori di quelle che possono essere le fasi di una vita di un uomo o come Don Pino Puglisi. Certo. Ne ha passate tante, no? Va bene, sì, fino alla fine, fino alla fine, diciamo, povero. Diciamo. Infatti, va bene, allora ricordiamo l'appuntamento della rassegna Palkoff il giorno 30 e 31 gennaio. A che ora? Alle 21. Alle 21 in, al teatro. Vi aspettiamo dalle 20:30 perché come sempre beviamo un aperitivo insieme prima dello spettacolo e dopo lo spettacolo facciamo tutti insieme una chiacchierata commentando quello che abbiamo visto. È consuetudine di Palkoff. Va bene, grazie Francesca. Francesca, alla prossima, grazie. Ciao. A voi, buon lavoro. Grazie, ciao. Oggi c'è un feeling particolare tra di noi. Sì, molto. Forse più delle altre volte. Sì, sicuramente. Allora, senti, facciamo una cosa. Ascoltiamo un po' di musica. Ascoltiamo Feeling Good di Michael Bublé. Andiamo. E poi? La pubblicità. A dopo. Ciao. Hello? Pablo. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sundowns, don't... Sonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Arti Sonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free press internazionale. Feeling Good, Michael Bublé, bello, dai. Bellissimo brano. Vabbè, ma lui è bravo. Ma secondo voi... È anche affascinante. Anche se un po'... Se un panzerotto, ragazzo, dai. Ma non è vero. Sì, vabbè. Ha il viso a cuore. Certo, che vuol dire? Ha il viso a cuore. O così. Allora, ma su un pezzo di Michael Bublé voi potreste fare magari una performance? Sì. Cioè, ecco, la musica... Preferiamo un po'... Lorena, sì. Ma la musica... Anche su un pezzo rock. Addirittura. Certo. Cioè, per voi non è importante, nel senso, è importante... Voi sulla musica poi adattate invece tutti i movimenti e così via, no? Sì. Ok. E Franco, sì, va no, bene. Ma, no, okay. Ma sono curioso. Riprenditi, va bene. Sono curioso. Va bene, pazienza. Scusate, non è sempre che così. Che ho detto? Ho chiesto qualcosa di strano. Lorena, invece tu quando ti sei accostata al burlesque, tanto da pensare da formare una compagnia. E soprattutto perché? Sì. Beh, diciamo che io sono un'appassionata un po' dell'epoca dell'Ottocento, così, no? Poi il viso lo ricordi? Un po' il viso lo ricordo. Mi piace tantissimo, tutti i film insomma, di quell'epoca. In costume? Devo dire, dopo il parto, si può dire... Certo, dopo il parto tu hai pensato bene di avvicinarti al burlesque. Scusa, ma hai partorito 6 anni fa perché sei perfetta. Per cui... Ho partorito 6 anni fa ed era da... L'ho indovinato. Sono perfetta. Vabbè. Grazie al burlesque. Okay. Era questo l'assist, te lo volevo dire, dai, ok. E allora? Sì, no, perché ogni tanto... un po' come donna, un po' come mamma, poi tendi, no, a dimenticarti. Sì, di essere donna, è vero. Di essere donna. Allora il burlesque ti aiuta tantissimo in questo. Ti aiuta a non dimenticare la femminilità che hai dentro.
Per questo io consiglio a tutte le donne di farlo e consiglio agli uomini di consigliarlo alle proprie donne, alle sorelle, alle mamme, alle zie, a tutte, perché la femminilità non smette mai di, no? È come la vita. Certo. Non si smette mai di crescere, così dovrebbe essere per ognuno di noi. Signor marito della direttora, lo capisce qual è il consiglio? No, guarda, mamma, la direttora ha una sua personalità, non era mirato, assolutamente. E quindi subito dopo il parto ti sei approcciata al burlesque. Sì, è tanto fatto. Ma come hai fatto? Scusa, qua a Catania non c'erano scuole, cioè non ci sono scuole. E no. Quindi? Quindi niente, ho iniziato a chiedere in giro alle amiche se insomma magari sarebbero state contente, avrebbero avuto dell'interesse a fare qualcosa del genere, così, no? E poi ho trovato, grazie a Giulia Privitera, che è la responsabile, ex responsabile, non so in realtà se è o meno, responsabile fitness della Nadir, sì, che mi ha aperto assolutamente le porte e abbiamo così iniziato questa avventura. Certo, è stata dura, eh? È stata dura, però abbiamo avuto un gruppo di donne, un gruppo di amiche che hanno intrapreso questo percorso. Ma per trovare qualcuno che vi insegnasse il burlesque, cosa avete fatto? Cioè avete fatto annunci su Facebook? Si vede, siamo in streaming, non fare gestacci. No, vabbè, allora, non preoccupare. Hai fatto... Anche quello penso che venga... È stata fortuna. Esatto. Io mi sono seguita dalla fortuna. Okay. La fortuna mi ha un po' baciato. Quindi abbiamo trovato sia Salvo Cavolina Buonanno che Chiara Barbagallo. Infatti all'inizio si facevano i corsi, quelli che erano un po' più l'aspetto, che curavano un po' più l'aspetto fitness di questo percorso, e con Chiara si facevano i laboratori. I laboratori erano un po' lo spirito della storia del burlesque, dove ognuno di noi proprio faceva studio, nel senso la ricerca del personaggio, per esempio, no? Che è un po' il personaggio che abbiamo tutti nel mondo, tutti gli esseri umani. Abbiamo un personaggio dentro di noi, abbiamo un'icona immaginaria, quello che vorremmo essere, quello che non vorremmo mai essere. Certo. Noi in realtà poi non siamo altro che lo specchio di entrambi messi insieme. E questo era un po' il laboratorio. Ho capito. Ma quindi c'è un aspetto anche mentale, anche... Assolutamente. Cioè... È un fenomeno a tutti gli effetti burlesque. Un fenomeno sociale che un po' abbiamo dimenticato, alcuni hanno ridicolizzato, perché oggi si parla di burlesque ma inteso appunto come strip e basta, per cui anche alla noia, no? Non ti, certo, viene a vedere uno spettacolo di burlesque art fusion perché tanto l'hai già visto chissà da quale altra parte, ma invece in realtà no. È altro, c'è tanta storia, c'è... Non ridere? No. Soprattutto c'è tanta armonia, soprattutto tra noi, il... Per noi è fondamentale l'armonia. Senti, ma c'è stata qualcuna che è venuta da lei e ti ha detto: voglio fare il burlesque come Cristina Aguilera? Ci sarà stata? Anche peggio. Anche peggio? Magari era. No. No. Per fortuna, come dico io, esiste la selezione naturale. No? Infatti, certo. Ecco, quante... il turnover è normale in un'attività che predispone comunque un impegno, anche lo studio. Ma in questo caso quante persone vengono, poi magari si ricredono, pensano che fosse un'altra cosa e poi vanno via? Cioè, una su 100. Ah, ecco, quindi... Perché rispetto appunto a molte persone poi invece si innamorano di più di questa attività. Poi magari possono essere tanti altri motivi, no? Sì, certo, abbiamo perso le ragazze, ma perché motivi, vabbè, certo, assolutamente no, io parlavo proprio del disparati. Fatto di pensare, yes, che di trovare qualcos'altro rispetto a quello che no, poi no, tutti si innamorano. Addirittura è un gente che viene da Siracusa. Addirittura? Sì. Isabella, invece tu come hai conosciuto l'esistenza di questi corsi? Ma su internet. Ho capito. Ho visto appunto il sito della compagnia Burlesque and Art Fusion e sono andata a provare. E inizialmente ero un po' impazzata, perché comunque tutti siamo un po' timidi, soprattutto quando si deve esprimere al massimo con la tua sensualità, con il tuo corpo.
Però mi sono trovata veramente bene. Poi il maestro appunto è veramente in gamba. Mette a proprio agio. Sì, mette a proprio agio. Ma come mai non hai pensato tra, che ne so, la danza del ventre, che va tantissimo in questo periodo qui a Catania. Hai pensato il burlesque e non la danza del ventre, perché? Sì, perché credevo fosse, non mi sbagliavo, più femminile, più ti puoi creare un tuo personaggio, mentre la danza del ventre comunque è statico, certo. Balli, però non hai, non puoi esprimerti. Anche Franco Liotta andrà a fare danza del ventre. No, no, capito. Il ventre lì è perfetto. Il mio ventre è talmente no, pronunciato. Va bene, va bene. E adesso invece frequenti dei corsi dove? All'Altair, è quella di Via Duca degli Abruzzi. Ho capito. Due volte a settimana, martedì e giovedì, all'ora di pranzo. E all'ora giovedì, di pranzo? Sì. Quindi perché comunque ci sono donne di tutte le età, chi lavora, comunque certo. È un orario perfetto. Comodo per tutti. Anche giovedì sera. E anche giovedì sera. Perdonatemi, so che è una domanda un po' così, però non è molto educata, però io lo voglio... Ma la persona, tra virgolette, più diversamente giovane nel gruppo? Considera che io sono la più piccola. Quindi... Io non ti chiedo l'età, vabbè, ma sei giovanissima, per cui si vede. No, dico... ci sono donne. Piccola, non c'è Luisa. Sì, sì, dico del. Sì, Luisa, forse. No, siamo coetanee, forse. Vabbè, abbiamo. Adesso nascono comunque... un po' gli altarini. Sì, vabbè, forse siamo coetanei. Lei ha 29 26 anni. 26 anni. 29. No, tu, non si dice. Io lo sto dicendo, lei ti ha detto sempre non che ne aveva 15, ma non ne ha 15, ne ha 29. Non poteva fare spettacolo se no se avesse avuto 15. La liberatoria dei genitori. No. Franco Liotta, no, ma io non è possibile. Perché, allora, mi stupisce. Solo uomini adesso, quando facciamo le interviste. Ti prego, no. Ma che ben vengono. Allora, per esempio, noi ci serve sempre un... Noi abbiamo il pianista con noi. Okay. Comunque ci muoviamo, noi abbiamo il pianista. Certo. Che partecipa. Ma il pianista perché collabora con voi oppure perché viene a guardarvi? No, il pianista collabora con noi. Quindi... durante gli sketch. Che sempre. Ma quindi quando tu mi parli di sketch, cioè quindi c'è proprio un'attività di prosa a tutti gli effetti. Ma se siete tutte donne? C'è un uomo? Due uomini. Due uomini. Ecco. Uno è il pianista e il coreografo. Cioè, e quindi partecipano anche loro agli sketch? Sì. Ah, che bello. In realtà l'intenzione è quella di allargare un attimino il bacino, quindi aprire un po' più la piazza anche a altri attori, a altri cantanti. Se avete bisogno di giornalisti io sono pronto, va bene? Sicuramente, guarda, io già vedo da Lorena vado a vedere questa cosa. Ah. E siccome siamo in radio andiamo ad ascoltare Cristina Aguilera e poi la pubblicità. Andiamo. Ciao. Hello, Bill. This is Pablo. Where are you? I won't be able to make it today because I'm at the bottom of the pool. Vuoi farti capire? Pubblicizzati su Globus Radio Station. Per la tua pubblicità su Globus Radio Station, chiama il 349 14 43 134 oppure lo 095 722 6757. Farmacia San Mauro. Cortesia e professionalità. Cosmetica, fitoterapia e prodotti farmaceutici. Farmacia San Mauro, Piazza Gelsi, Via Grande, Catania. Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere. Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 a Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2732.
340. Il tuo centro commerciale edile. www.ccedile.it. Globus Magazine. Cultura, scienza, politiche sociali, sport, musica e arte. Globus Magazine, il tuo free pass internazionale. Radio Ritratto, pennellate dal mondo VIP, oggi si parla di Burlesque Monton con Lorena Lopis e Isabella Consoli. E poi ci sono anch'io. No, anche no. Anche caldo oggi. Oggi. Molto. Particolarmente caldo. Lorena, allora, a un certo punto, dopo che hai partorito, hai deciso di avvicinarti e approcciarti al burlesque. E farlo, e divulgarlo soprattutto. E soprattutto di divulgarlo. Quindi la tua compagnia nasce quando? Nel 2013, sì, nel più o meno alla fine del 2013. Nel 2013, e da là hai cominciato a organizzare i corsi, sì, a mettere insieme tutte le persone, a fare insomma conoscere questa attività anche che c'è. Ma oltre a Catania la fate in altre parti oppure no? Al momento no, perché ripeto, è venuto a mancare, non è venuto a mancare, nel senso. A mancare no, ti prego, ti prego. No, perdonate. No. Nel senso non abbiamo avuto Chiara con noi e quindi è stato difficile, è stato un po' più complesso, sì. Ma adesso? Invece adesso? Adesso si cavalca piano piano. Ieri c'è stato questo spettacolo che si chiamava Les Femmes de Monsieur Touré. Le donne di Monsieur Touré. Le donne. No, e Monsieur Touré sarebbe? Salvo Cavolina, buon anno. Infatti, no, ma io alla fine sempre là siamo. Certo. Senti, no, io ti volevo invece fare una domanda seria. Oddio. Se questa trasmissione dovesse servirti per fare un po' di pubblicità, e cioè per dire alle persone, alle donne che volessero partecipare a questo corso, a questa iniziativa, quali sarebbero le parole o i concetti secondo te che più sarebbero, va bene, mi sono incartato, che più potrebbero essere utili? Per amarvi, se volete amarvi un po' di più e farvi amare un po' di più, venite a fare il burlesque a Refugio, perché sicuramente è utile. E questo tu l'hai provato sulla tua pelle, dai, assolutamente, lo possiamo sì, dire. Assolutamente sì. Quanti anni di matrimonio? Matrimonio dal 2007... comunque 12 anni di convivenza. E sono 12 anni di tanto ardore, dai, lo possiamo dire. Certo, okay. Perché no, ma di tanto anche fantasia, perché ci vuole fantasia nella vita, caro. Va bene, grazie. Non manca. Purtroppo siamo in chiusura. Allora, so che naturalmente sono molto dispiaciuto che è finita la trasmissione. Ogni due minuti dicevo quando finisce. Spero che sia stata bene. Spero, grazie, che invece questo, il burlesque possa diventare veramente un fenomeno anche a Catania di massa, massa inteso non, cioè che ci sia appunto la giusta pubblicità e quindi le persone si possano avvicinare. Io naturalmente ti auguro e soprattutto spero che un giorno mi possiate accogliere anche, vorrei fare un po' di burlesque. Mamma mia, che cosa brutta. Va bene, grazie di essere stata. La vedo una coppia carina. Sì, graziosissimo. Il signor marito che non è molto contento di questo. Anche la signor compagna, ecco. Peccato. Va bene, grazie di essere stati qui con noi. Grazie Lorena, grazie Isabella e alla prossima. Ciao Franco. Ciao. Posso salutare un attimo i signori? Certo. Oggi abbiamo il timido. Certo. E abbiamo anche il nuovo. Allora abbiamo Yuri e abbiamo Salif Bok. Ciao. È tutto. Ciao. Ciao. Radio Ritratto. Pennellate dal mondo VIP. Le interviste di Globus Radio Station. Questo programma è offerto da Callaghan Adaptation, la scarpa più comoda del mondo. La scarpa Callaghan Adaptation Total, grazie al suo sistema unico al mondo, si adatta alla pianta del piede e con una distribuzione omogenea del peso, riduce del 50% la pressione sul tallone e sulla zona dei metatarsi. Grazie a Callaghan Adaptation, i tuoi piedi tornano a sorridere.
Migliora la tua salute camminando con Callaghan Adaptation. Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artizzonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi, via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414.